Ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Giusy, lavoro per Ordinatamente e nel tempo libero studio medicina e chirurgia in Cattolica. Ovviamente sto scherzando, era solo un modo un po' fallimentare di introdurre questo video in maniera più simpatica, ma mi sa che non è andato bene. In ogni caso, bando alle ciance, prima di iniziare con il vero contenuto del video, voglio invitarvi a seguirci su tutti i nostri social e iscrivervi al nostro canale e lasciare un bel like. In modo particolare, per coloro che si stanno cimentando nel fare il test di medicina, sappiate che abbiamo una pagina dedicata solo a questo. Si chiama Ordinatese_basso e lì condividiamo tanti consigli e tanti quiz gratis. Quindi andate a seguirci. Fatta questa enorme premessa, possiamo iniziare con What's in my bag, tema scuola superiore. È vero sì che sono università, però fino all'altro ieri ero alle scuole superiori, quindi ricordo ancora cosa portavo. Io sono sempre stata dell'opinione minimal, nel senso che meno cose portavo a scuola, meglio mi sentivo. Ho sempre odiato gli zaini super iper mega pesanti, 100.000 cose, quindi diciamo che ero sempre molto misurata, tant'è che se libri potevo non portarli, non li portavo. Infatti, poveri miei compagni di banco, però ho campato su questo sulle loro spalle. Perciò sarà il mio modo di portare le cose a scuola. Ovviamente alcune cose, come ad esempio l'iPad, può essere sostituito da materiale cartaceo. Ma iniziamo. Prima di tutto, in questo periodo Covid è molto difficile avere una borsa minimal, in quanto tra igienizzante e mascherine è molto difficile rendere la borsa minimal. Sono fortunata che igienizzante e una mini size, ma alcuni di questi sono dei veri e propri bottiglioni molto scomodi da portare in giro. Ovviamente la mascherina è di vitale importanza, per questo mi raccomando, non dimenticatela mai e mi raccomando, fate il vaccino. Ovviamente non dimenticate anche le salviettine igienizzanti per poter pulire il banco a scuola, le maniglie delle porte quando andate al bagno e così via. Dopodiché, fatta questa premessa Covid, passiamo al cosa portare per poter studiare. Come ho già detto, io ho sempre prediletto il digitale perché a causa della mia cifosi, avere lo zaino pesante non ha fatto altro che accentuarla. Per questo, quando mi hanno regalato il tablet a Natale, ho fatto i salti di gioia e tutti i libri scaricabili li ho messi lì. Infatti, tutt'oggi che comunque frequento l'università, utilizzo ancora l'iPad. Il mio è un modello base, ovviamente Apple, che non costa eccessivamente, anzi si è studenti, si ha diritto ad uno sconto. In più io l'ho accessoriato, come avete visto, con tastiera e in più con una pennina. In questo modo, scaricando le giuste app, può fungere anche da taccuino, da quaderno, potete prendere appunti, potete evidenziare sui libri, sottolineare, cerchiare, insomma, potete utilizzarlo come un vero e proprio libro. Tutto questo con il vantaggio di essere molto compatto, cioè guardate quanto è piccolino, e rispetto a tanti libri che magari hanno 300-400 pagine, per esempio il mio libro di matematica era qualcosa di assurdo, capite bene che date beneficio anche alla vostra schiena. Però se uno predilige il cartaceo, ovviamente non dimenticate di portare libri, quaderni, diario, astucci, insomma l'elenco diventa molto molto più lungo. Dopodiché passiamo al nostro benessere, ovvero a scuola finalmente si va in presenza e quindi non si ha il comfort dello stare a casa, perciò è molto importante rimanere idratati, quindi borraccia sempre con voi. E ci tengo a sottolineare borraccia per un duplice motivo. Il primo, per me più importante, è quello ambientale. Infatti, se ogni giorno si comprasse una bottiglina d'acqua, si consumerebbero all'incirca in un anno 360 bottiglie di acqua. Tutto questo può essere evitato con una bella borraccia. Quindi prima di pensare alla vostra comodità, pensate anche al benessere dell'ambiente, che poi una borraccia comunque vi garantisce sempre acqua fresca, quindi ha un duplice vantaggio. Poi non dimenticate le chiavi di casa, altrimenti dopo scuola come ci tornate a casa, come entrate? Dovete essere indipendenti, quindi le chiavi vanno insieme al reparto Covid, tra le cose fondamentali da non dimenticare. Però piccola cosina che avevo dimenticato di dire: ragazzi, l'alimentazione è fondamentale. Prima di andare a scuola è importantissimo fare colazione. In questo modo la vostra mente avrà l'energia per affrontare una giornata. E in più, nella pausa break, che
ai miei tempi si faceva verso le 11:30, portate con voi uno snack salutare. Ora tutti i ragazzi che stanno guardando questo video lo mettessero in pausa perché ho un piccolo segreto da svelare sulle ragazze. Allora ragazze, ora che i maschi se ne sono andati, a noi due, come ben sappiamo, ogni mese noi siamo afflitti dalle mestruazioni. Non me ne vergogno di parlarne, anzi il mio invito è quello di poter sostituire gli assorbenti con una coppetta mestruale. In questo modo non dovete avere il pensiero degli assorbenti, oddio mi sono sporcata e così via. E in più salverete sempre l'ambiente. Cioè, vedi quanto è bello? Doppio vantaggio. Cioè, tutte le cose che vi sto dicendo oggi sono vantaggi. Cioè, quindi secondo me dovrei diventare un'influencer ecologica. Che ne dite? Bando alle ciance e basta gli scherzi. Seriamente, se predilite l'assorbente, una bella bustina, un bel sacchettino apposito con magari salviettine e tutto l'occorrente. Se invece siete alla ricerca di qualcosa più comodo, sappiate che la coppetta mestruale è quello che fa per voi. Quindi questo è il nostro segreto, facciamo ritornare i ragazzi. Ora che ci siete tutti, pubblico maschile e pubblico femminile, possiamo giungere ai nostri saluti. Penso di avervi detto tutto quello. Ah no! Tutte queste cose dove le mettiamo, giustamente? In una bella borsa capiente. Cioè, guardate, questa borsa è più grande di me. Ovviamente non la trovo comodissima questa che va sulla spalla, però ognuno, ecco, si trova con una borsa differente. Solitamente io per l'università utilizzo uno zaino antifurto, in questo modo quando sono in metro e quando sono in giro sono più tranquilla, però alle scuole superiori, insomma, che sono più o meno vicino alle nostre case, quindi in un ambiente familiare, una borsa così, uno zainetto semplice va benissimo. Adesso siamo giunti alla vera fine del video e quindi vi saluto. Vi mando un grande bacio e spero di vedervi nel prossimo video. Fatemi sapere quanto sono stata simpatica da 1 a 10 in questo video e mi raccomando, seguiteci su tutti i canali. A presto.